lesione o omicidio colposo, rafforzamento dell'obbligo di assicurazione per le strutture sanitarie pubbliche, le case di cura private e gli operatori sanitari, istituzione di un albo di periti particolarmente qualificati, nell'ambito del quale i giudici, sia civili che penali, dovranno necessariamente attingere prima di conferire incarichi peritali. Il documento è stato trasmesso nei giorni scorsi ai presidenti della 12ª Commissione di Camera e Senato. Quanto alle iniziative che intendo assumere all'esito dei lavori della Commissione consultiva, assicuro l'impegno del Governo e mio personale di una piena collaborazione con il Parlamento affinché venga licenziato in tempi brevissimi un testo normativo. Grazie Ministra. Facoltà di replicare il deputato Calabrò. Prego, onorevole. Grazie signor Ministro. Io sono molto soddisfatto della risposta e anche dei contenuti del lavoro della commissione ministeriale che non conoscevo. Penso che i temi del concetto della responsabilità extracontrattuale, dell'inversione dell'ordine della prova, della definizione della colpa grave, dell'azione di rivalsa limitata da parte delle amministrazioni rispetto al personale medico e che questo che contempli interesse sia per le strutture pubbliche che per le strutture private siano i cardini su cui bisogna lavorare. E mi fa molto piacere che lei abbia sottolineato come questo lavoro possa incardinarsi adeguatamente nel lavoro che sta svolgendo la Commissione Affari Sociali della Camera. Io credo che tutto questo lo si potrà fare in tempi brevi, proprio utilizzando molto bene il lavoro che è stato fatto dalla Commissione ministeriale e potendo inserire questi aspetti all'interno del percorso legislativo che si sta svolgendo. Grazie. Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3681 dei deputati Matarrese ed altri concernente iniziative per la salvaguardia e la conservazione del patrimonio marino e costiero. Il deputato Salvatore Matarrese ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego onorevole. Grazie Presidente, signor Ministro. L'interrogazione ha per oggetto lo studio dei dati di un'importante associazione che ha monitorato lo stato delle nostre coste e l'inquinamento delle acque marine. I dati sono preoccupanti, si evidenzia un punto di inquinamento ogni 62 chilometri e il 45% dei campioni è affetto da cariche batteriche. Quindi questo dimostra che c'è sicuramente un problema di scarico di acque reflue direttamente in mare o di carenza nei trattamenti delle acque che vengono appunto sversate in mare, così come evidenzia un preoccupante dato costante di infrazione che riguardano il mare e le coste, che paradossalmente è concentrato nelle regioni che hanno maggiore vocazione turistica, in particolare la Puglia, la Campania, la Calabria e la Sicilia. Quindi una situazione preoccupante perché